Strada Don Donisi, pochi metri d'asfalto che attraversano il letto del torrente Picone. Infrastruttura solo all'apparenza insignificante eppure preziosa. Sia chiaro, quella strada lì non dovrebbe esserci. I letti di fiumi e torrenti, anche se asciutti, si scavalcano, non si attraversano. Elementari ma importanti questioni di sicurezza. Da alcuni anni però quella stradina c'è ed ha rappresentato una fondamentale valvola di sfogo per il traffico in entrata ed in uscita dal quartiere Santa Rita, periferia di Bari, di fronte all'ex frazione Carbonara. Da lunedì scorso sono cominciati i lavori per mettere in sicurezza il torrente Picone. Strada Don Adonisi è stata chiusa e al termine dei lavori non sarà riaperta. Per uscire ed entrare dal quartiere c'è soltanto il ponte Santa Rita, ma nelle ore di punta le code sono da delirio e gli abitanti del quartiere sono infuriati. Adesso che le scuole stanno chiuse e quando si apriranno le scuole, noi che fine faremo? Non è giusto questo. Io tutto questo traffico glielo manderei sotto la casa. Siamo dei topi in gabbia. Non è giusto e non è umano. Aiutateci, per favore. Non lo so, qui c'è sempre il caos. È sempre così? Sempre così. Quindi non dipende dalla stradina chiusa. Adesso di più. Ora di più, sì. Quando riapriranno le scuole, qui sarà un... non lo so. Il quartiere Santa Rita in realtà dovrebbe essere collegato alla città da una strada prevista dal piano regolatore, per la quale già nei primi anni 90 il sindaco Dalfino attivò i competenti uffici comunali ottenendo il progetto e perfino stanziando i fondi, 6 miliardi e mezzo di lire che gli amministratori successivi però, spiega il consigliere della quarta circoscrizione Domenico Fumai, destinarono alla ristrutturazione del teatro Piccinni. Stiamo cercando di trovare delle soluzioni tampone con i tecnici comunali e credo che nell'arco di una decina di giorni si saprà esattamente se si riesce appunto a trovare queste soluzioni tampone. Una è stata pensata proprio ieri e va verificata sul campo appunto, è quella di utilizzare un ponte tipo quelli dei genieri, quelli della, diciamo, che siano ponte mobile, in maniera da consentire la viabilità nel doppio senso di marcia.